Ciao a tutti, continuiamo con le video lezioni. Ho fatto, diciamo, il mio primo pasto di cena. Io lo chiamo uno spuntino serale prima della cena, perché sto cenando un po' più tardi sti giorni. E più che altro è per via dello studio. Ora, su cosa ci focalizziamo? Ci dobbiamo focalizzare sulla triade colon, stomaco, esofago. Assolutamente vanno fatti. Ok. Così che poi rimangono le due bestie sacre come materie più che altro. Allora, andiamo. Qua abbiamo lo stomaco. Perfetto. Qua abbiamo il colon retto, ottimo. E qui abbiamo l'esofago, bene. Quindi andiamo in ordine, no? Dall'alto verso il basso. Esofago, allora, dell'esofago andiamo direttamente all'aspetto terapeutico. Allora. L'aspetto terapeutico che interessa a noi è l'aspetto che può essere innanzitutto chirurgico. Dunque, l'aspetto chirurgico è in primis l'esofagectomia, che può essere per via transtoracica, transmediastinica, che sono eccezionali, tranne che nel tumore esofageo cervicale, dove si preferisce la chemioradioterapia, che è il gold terapeutico. Questa, diciamo, è fatta in prima intenzione. Ed è utilizzata nel CT1A, CT2, scusate, CT1, CT2 e CN0. Le forme early sottomucose si potrebbe fare in alcuni centri specializzati la mucosectomia endoscopica. Ok? CT3, CT4, quando l'istotipo è squamoso, vai con una neoadiuvante più chirurgia oppure una chemioterapia radicale. Per l'istotipo adenocarcinomatoso, invece, adenocarcinoma, scusate, chemioterapia o preoperatoria oppure perioperatoria, quindi in questo caso fai sia prima che dopo, con due o tre farmaci che tu utilizzi tra cisplatino e le fluoropirimidine, quindi 5-fluorouracile, gemcitabina, capecitabina e così via. Quando c'è la controindicazione alla terapia combinata, si va di radioterapia, una radioterapia in questo caso, non si esclude il fatto che quest'ultima possa essere fatta in modo concomitante, che si è dimostrato più efficace rispetto alla sequenziale, cioè quel tipo di radioterapia che uno fa dopo, si fa una concomitante alla chemio, ok? In questo caso è carboplatino o cisplatino, cisplatino più fluorouracile, o carboplatino più paclitaxel, più questa concomitante radioterapia a 40-50 gradi. Adesso abbiamo parlato di uno schema comunque neoadiuvante, oppure uno schema perioperatorio. L'adiuvante invece, nelle forme distali o della giunzione, quindi classificazione Sievert tipo 1, a 5 cm sopra, ok, fai chemioradioterapia, oppure una terapia di complemento, che di solito, di completamento, che di solito è controindicata, nello squamo cellulare nel postoperatorio, ok? Quindi che cosa si fa fondamentalmente? Una perioperatoria di radioterapia e un complemento postoperatorio ulteriore di radioterapia. Per le forme invece metastatiche stanno le terapie palliative loco-regionali, stenting endovascolare, radioterapia oppure chemioterapia. Soprattutto per le forme metastatiche, in quel caso sono più farmaci, ok? In polichemioterapia, che diciamo si associa anche al best supportive care. Vedendo meglio da qua, allora, il tumore dell'esofago squamoso epidermoide nei 2/3 prossimali e terzo medio, adenocarcinoma terzo medio e inferiore giunzione esofagogastrica. Pattern, diciamo, peggiore l'adenocarcinoma, che può essere a cellula castone con chemio e radioresistenza. Terapie
Tra i fattori di rischio dello squamo carcinoma abbiamo l'alcol, il tabacco, le lesioni da caustici, i tumori testa collo, la radioterapia, le bevande calde, le carni rosse, la calassia, le infezioni da papilloma. Nell'adenocarcinoma la merge, il barré superiore a 8 cm, l'obesità, le carni rosse, l'esofagite, la radioterapia protettiva e soltanto per Helicobacter pylori che riduce la secrezione acida, che l'acidità è comunque pericolosa per l'adenocarcinoma. Vabbè. Poi lo squamoso ha una diffusione per continuità oppure per contiguità? Per continuità ai piani sottomucosi longitudinalmente, per contiguità attraverso la parete va nelle strutture mediastiniche adiacenti. Per i linfonodi, quelli prossimali, abbiamo mediastinici, in questo caso per i tumori prossimali, mediastinici superiori, sovraclaveari, laterocervicali. Per il terzo medio, i mediastinici che sono superiori, aortici, inferiori, LN1. Eventualmente che accompagnano l'arteria gastrica sinistra e il tripode celiaco, che vi ricordo essere composto dalla gastrica sinistra, la lienale e l'epatica comune. Per il distale, i mediastinici inferiori e sottodiaframmatici. La via ematogena è alle osse e al fegato. L'adenocarcinoma ha una diffusione rispetto allo squamoso sia ai linfonodi che ai via ematogena, quindi pleuropolmonare, al fegato, alle ghiandole surrenali, ai reni. Quindi pleuropolmonare, fegato, ghiandole surrenali e reni. I sintomi sono la disfagia progressiva, disfonia raucedine, singhiozzo per il nervo frenico, odinofagia, rigurgito, vomito, ematemesi, tosse, perdita di peso, cachessia, malnutrizione, disidratazione e febbre. Dopo una diagnosi anamnesica e clinica si ricerca anche il dosaggio dell'epidermia growth factor receptor. Su un tumore cervicale è importante fare la gastroscopia con EGDS e fare una diagnosi di early stage con biopsia, poi fai RX con pasto barritato del primo tratto, no? Quindi un esofagogramma, esofagografia. Poi una ecoendoscopia, questa è utile per lo studio del TI e dei linfonodi periesofagili, o sviluppo la visita otorinica, tac-torace addome, PET, per le forme invece toraciche e del terzo superiore. Si aggiunge anche l'ecografia del collo. Per le forme dell'esofago distale si fa il performance status EGOC, l'età, l'estensione della malattia, la localizzazione. Poi abbiamo la classificazione di Sievert 1-5 cm sopra, 1-2 cm proprio sulla giunzione esofagea, 2-5 cm sotto la giunzione esofagea. Questi sono i tre tipi di tumori dell'adenocarcinoma. Il tipo 1 di solito tende a dare metastasi ai linfonodi mediastinici posteriori paracordali della piccola curvatura e centrali dell'addome, invece il tipo 2 della piccola curvatura del tripode celiaco, della grande curvatura invece il tipo 3. Poi abbiamo la classificazione di Nishi dell'adenocarcinoma, che è solo di due tipi, sia sotto che sopra la giunzione di 2 cm. Poi abbiamo il classico TNM, che possiamo evitare di dire. Per lo squamoso, in questo caso, quando siamo di fronte a una forma polipoide inferiore ai 3 cm non ulcerata, quindi T1B, ok, quindi parliamo di un'invasione della membrana basale localizzata nella sottomucosa, SM1, quindi un terzo della sottomucosa, ok, oppure T1A, quindi non invade la membrana basale, N0, M0. In questo caso fai la resezione con mucosectomia, eventualmente anche sottomucosectomia e o esofagectomia. Nello stadio T1B fino allo stadio T3, quindi passiamo all'interessamento della membrana basale, sottomucosa, membrana muscolare, tonaca muscolare, infiltrazione dell'avventizia, N0, N più cervicale, in questo caso chemioradioterapia più chirurgia di salvataggio. Chemioradio più chirurgia di salvataggio. Per quel che riguarda invece i tumori toracici e non cervicali, chemioradioterapia più esofagectomia rispetto alla chirurgia di salvataggio. Nello stadio T4, quindi parliamo di un'infiltrazione di strutture che sono extraorgano, sierose, muscolari ed è ancora resecabile perché il TB non lo puoi resecare proprio. In quel caso si va di chemioradioterapia oppure palliativo, laser, stent, alcolizzazione, embolizzazione, debulking, citoriduzione, radiochemioterapia. Per invece un adenocarcinoma che diciamo, ha una prognosi migliore,
Nello stadio T1A NM0, M0, T1B SM1, meno di 3 cm polipoide non ulcerato, stessa terapia dello squamoso. In tutti gli altri casi, chemioterapia e radioterapia neoadiuvante, esofagectomia di nuovo chemioterapia adiuvante. Quindi molto più complesso. Nello stadio 3 e 4, chemioterapia. Fattori prognostici negativi, chiaramente il numero di linfonodi positivi, l'interessamento delle metastasi, interessamento extracapsulare linfonodale. Le procedure che possono essere fatte sono le procedure di Lewis-Tanner o McKeown, la transiatale, la robotica o la laparoscopica, le anastomosi possono essere di vario tipo e possono dare come effetti chiaramente complicanze, i leak, si dicono endoleak, comunque difetti, no? Le stenosi, le fistoli, gli ascessi, i mediastiniti, gli empiemi, le sepsi e disfagie a livello cervicale, mediastini come mediastiniti ed empiemi. Quindi questa è la prima parte. Ok, per quanto riguarda invece, un attimo solo, voglio togliermi un dubbio, che nella vita io i dubbi me li devo togliere sempre. Sulle domande che vengono fatte all'esame. Ah, ok, perfetto. Perfetto. Ok. Allora, passiamo alla successiva. Quindi, la successiva significa parliamo del tumore del colon, ok? L'adiuvante che viene fatta dopo una patologia locale resecata, quando abbiamo uno stadio 2, quindi T3, T4, N0, M0, vai con una chemioterapia adiuvante di fluoropirimidine e oxaliplatino. In stadio 3 vai di oxaliplatino 5 fluorouracile per 6 mesi, quindi la stessa cosa. Se è controindicato l'oxaliplatino, in questo caso vai di fluoropirimidine. Esiste lo schema FOLFOX4, quindi oxaliplatino più 5 fluoracile più acido folico, che è più efficace in stadio 3, e si aggiunge eventualmente 5 fluoracile e leucovorina, che è un altro modo di dire acido folico. Alternativa al 5 fluoracile infusionale la capecitabina, anche più efficace delle fluoropirimidine endovena. Un'altra possibilità è l'oxaliplatino, secondo lo Xerunastadi, più capecitabina adiuvante, che è meglio dei 5 fluoracile e leucovorina che abbiamo detto prima. Il neoadiuvante è adiuvante nelle malattie localmente avanzate. Abbiamo una neoadiuvante radioterapeutica preoperatoria con short course a 5 grain, 5 frazionamenti giornalieri. Poi abbiamo la chemioradioterapia long course 45-50 grain, 28-25 frazioni più 5 fluoracile o capecitabina. L'adiuvante invece chemioterapia postoperatoria di 5 fluoracile acido folico o capecitabina. Scusatemi che mi era arrivata una chiamata. Nell'adiuvante fai la chemioterapia postoperatoria con 5 fluoracile acido folico o capecitabina più o meno oxaliplatino. Dopodiché, nel very early rectal cancer, very early chirurgia, nell'early chemioterapia e radioterapia postoperatoria, nell'intermediate abbiamo radioterapia short course, locally advanced chemioterapia e radioterapia long course, advanced chemioterapia di induzione con FOLFOX e XELOX, che vedremo dopo. Se non sono stati spiegati, andiamo a spiegare adesso. FOLFOX e XELOX. Allora, FOLFOX schema 5 fluoruracile acido folico e oxaliplatino, sta piovendo tantissimo. Poi abbiamo Xelox. Oxaliplatino. Poi capecitabina, capecitabina
Ok, per quanto riguarda l'approccio poi post-chirurgico invece, adiuvante, noi abbiamo la chemioradioterapia 25-54 gradi, normalmente normo frazionato, per un PT3-PT4 associato meno a PN+. Se c'è un PN+, aggiungi l'oxaliplatino. Ovviamente questa chemioradioterapia non deve essere fatta prima di 4 settimane dalla fine dell'intervento chirurgico. La chemioterapia può essere costituita quindi da 4 mesi di terapia con 5 fluoracili e acido folico, capecitabina, e 5-6 settimane di chemioradioterapia con 5 fluoracile infusionale o capecitabina. Ora, sull'aspetto infusionale, in realtà 5 fluoracile è molto meglio della capecitabina. Poi c'è radiosensibilizzazione, successivamente fai 2 mesi. Come? Quindi 2 mesi chemioterapia, poi 2 mesi chemioradioterapia, poi 2 mesi chemioterapia. La chemioterapia adiuvante, quindi abbiamo capito com'è in uno stadio 2, 5 fluoracile acido folico capecitabina, in uno stadio 3 schema FOLFOX Oxelox, quindi oxaliplatino e capecitabina. Nel FOLFOX 5 fluoracile acido folico oxaliplatino. Allora, dopo lo screening del sangue occulto che si fa una volta all'anno sopra i 50 anni, la pancoloscopia, TAC, torace addome, poi lo studio PET con risonanza magnetica multiparametrica. Si valutano in primis i fattori di rischio, l'età, il diabete, il fumo, l'obesità, le mici, i polipi adenomatosi o iperplastici. Si fa la stadiazione, la diffusione per contiguità, quindi sierosa, grasso pericolico, organi vicini, continuità invasione di parete, esfoliativa, carcinomatosi, sindrome di Krukenberg. A distanza noi abbiamo poi il fegato, quindi vena porta per i tumori del retto superiore e anche polmone, vena cava invece. Il polmone con la vena cava inferiore, la porta al fegato nel tumore del retto superiore, retto medio inferiore, encefalo e ossa. Poi marker abbiamo la CEA e CA19-9. Colon nel retto superiore, adesso radioterapia non è possibile farla perché se no, essendo radiosensibili le anse, rischi di bucarle o causare un'enterite tinnica o una fistola. E poi c'è anche il discorso del rivestimento peritoneale, quindi daresti anche una peritonite atipica. In stadio 1, quindi parliamo di non oltra muscolaris mucosa, andiamo in chirurgia, occhio alla perforazione diastasica del ceco di sinistra per occlusione. Chirurgia stadio 2, quindi siamo già oltre a muscolaris ma non interessa i linfonodi, chirurgia più o meno chemioterapia adiuvante. Se è presente l'occlusione intestinale, se sono stati asportati più di 12 linfonodi, se è in stadio anche T4, se c'è stata perforazione alla diagnosi, se c'è invasione vascolare linfonodale, quindi già stiamo dicendo che interessa uno stadio 3, se è in G3 scarsamente differenziato, se è un tipo mucinoso, se il CE è molto alto, se è un Oncotype, quindi presenta le mutazioni tipiche oncologiche, un paziente comunque giovane, sopra i 40 anni, in uno stadio 3 si fa chirurgia più chemioterapia. Chemioterapia adiuvante con FOLFOX, che abbiamo già spiegato, occhio alla tossicità cumulativa che è di tipo irreversibile per 6 mesi, poi abbiamo il CAPEOX, oxaliplatino più capecitabina, che mi sembra strano come schema, perché voglio vedere. CAPEOX non esiste. Ma si dice Capox prima di tutto, detto anche Xelox, quindi la stessa cosa, appunto, quindi oxaliplatino più capecitabina. Eventualmente si può anche fare una monoterapia, quindi 5 fluoracile con acido folico capecitabina. In stadio 4, quindi già abbiamo delle metastasi a distanza, in base all'età, performance status, comorbidità, funzionalità epatica renale, in base alle malattie, se è presente il BRAF, KRAS. Se è destro o sinistro il tumore, se il numero di metastasi, sede, resecabilità, tutto. Si fa la chemio con FOLFOX o FOLFIRI, FOLFIRI e con l'irinotecan 5 fluoracile acido folico, che non si farà nella sindrome di Gilbert perché c'è la mutazione dell'UGT1A. Poi FOLFOX e CAPEOX o Oxelox, FOLFIRI meglio di CAPEOX, detto anche Xelox, FOLFOXIRI, che è nuovo, quindi 5 fluoracile con acido folico più oxaliplatino più irinotecan. Cioè fondamentalmente al FOLFIRI hanno aggiunto l'oxaliplatino, ecco perché lo chiamano FOLFOXIRI.
Poi c'è il TAS2, che è un farmaco che dà tossicità ematica, poco cardiotossico, terza linea immunoterapia. Che cos'è il TAS 102 come farmaco? È una combinazione questo farmaco. È una combo di trifluoro. Timidina, quindi sempre lì stiamo, pirimidina, più inibitore di timidina fosforilasi. Tipiracil cloridrato, ok. Dopodiché abbiamo gli antiandrogenetici per KRAS mutato, quindi bevacizumab più FOLFOX o più FOLFIRI. Se ho stabilità della malattia dopo 6 cicli, sospendi l'oxaliplatino, fai terapia di mantenimento fino alla progressione, poi reintroduci l'oxaliplatino, altrimenti afliberlet più FOLFIRI. Vediamo l'afliberlet, perché io mi ricordavo aflibercept, però mo afliberlet. Libere afliperlet non esiste. Aflibercept, l'avevo detto io, che è contro il vascolare endotelia. Più FOLFIRI in seconda linea, regolafenib in terza linea. Se c'è il BRAF mutato, bevacizumab più FOLFIRI. Se c'è l'anti-EGFR, quindi è possibile intervenire su un RAS wild type sinistro. Vai con cetuximab più FOLFOX o FOLFIRI, panitumab più FOLFOX o FOLFIRI, oppure panitumab più FOLFIRI, oppure panitumab se è caso in cui invece il tumore è di destra si va con bevacizumab e chemioterapia. L'immunoterapia abbiamo il pembrolizumab o FLAB, la chirurgia per le metastasi epatiche metacrone resecabili più chemioterapia adiuvante. Nel retto invece medio o inferiore, extraperitoneale, quindi sintomi di modificazione dell'alveo, stitico diarroico, retroragia, astenia, anemia, calo ponderale, stadio 1 chirurgia con eco transrettale TAC pelvica, stadio 2 e 3 chemio con 5 fluorouracili e radio a 50,4 gray in normofrazionamento per 5 settimane, poi si fa la neoadiuvante per preservare lo sfintere, chiaramente restradiando il tutto, più la chirurgia di resezione anteriore del retto e poi di nuovo la chimioterapia adiuvante. In stadio 3 soltanto chemio. Infine, per concludere, abbiamo lo stomaco dove, per quel che mi riguarda, noi abbiamo trattamenti integrati quando c'è un alto rischio di probabile recidiva in stadio 2 e 3 in un paziente operato radicalmente. La fluoropiridina più il platino si usa sia in pre che post operatorio. Si usano o 3 cicli di ECF secondo uno studio in UK, quindi epirubicina, cisplatino 5-fluoracile, o un perioperatorio in Francia di CF, cisplatino 5-fluoracile, oppure uno studio in Germania, il FLOT. 4 cicli pre e post operatorio con fondamentalmente 5 fluoracilo oxaliplatino docetaxel rispetto allo standard schema ECX, pirubicina, cisplatino, capecitabina, che è sempre fluoropirimidina e platino. Nel trattamento adiuvante si usano le fluoropirimidine S1, secondo lo studio in Giappone. Lo schema Xelox, quindi 5-fluoracilo oxaliplatino in Corea, in Cina e in Taiwan. Poi la chemioradioterapia adiuvante in USA, quindi si fa fondamentalmente un ciclo di leucovorina 5-fluoracile, radioterapia a di 45 gray in 25 frazioni, e poi due cicli di 5-fluoracile e leucovorina. Nell'advanced gastric cancer ci sono una serie di terapie in vario studio, tra cui stanno gli inibitori di MET, GFR e vascolare endotelia.
Vedendo dai miei altri appunti, cosa possiamo dire di questo tumore? Che origina dalle cellule delle cripte gastriche, mucose cernenti. Ha una patogenesi anche ereditaria perché stanno le poliposi adenomatosi familiari, la sindrome di Frommini, il carcinoma ereditario gastrico, la mutazione di Ekaterina, quindi Ekaterina bisogna fare il follow-up. Tra i fattori di rischio c'è il Helicobacter pylori che dà un stimolo irritativo cronico antrale, non corretta, diciamo, refrigerazione degli alimenti, l'età per la down regulation immunitaria. Il sesso maschile, la gastrite cronica atrofica tipo A da Helicobacter pylori e B con polipi, metaplasia intestinale, polipi di nuovo e pregressa gastrectomia, Birroff che dà la cosiddetta gastrite alcalina. La classificazione invece che è clinico-biologica, nella classificazione clinico-biologica noi abbiamo i tumori positivi per Epstein-Barr, per instabilità microsatelliti geneticamente stabili o da instabilità genomica, cromosomica. Il 35% dei tumori è nel cardias o nel fondo, il 25% nel corpo, il 40% nel terzo distale antro pilorico. I sintomi sono precoci, aspecifici, con oppressione postprandiale, astenia, leggera anemia, senso di pienezza, acidità persistente, dolore addominale, sangue occulto nelle feci, tardivi, anoressia, sarcofobia, calo ponderale, dolori epigastrici, vomito, disfagia, soprattutto per i tumori del cardias. In fase avanzata ancora epatomegalia, ascite, adenopatia sovraclaveare, tumori di Krukenberg, sindrome paraneoplastiche. Diagnosi: dopo quindi una diagnosi da esame obiettivo, ematochimico su funzionalità epatorenale, emocromo, GDS con biopsie multiple della lesione, TAC con 3D. Studio in PET morfo-funzionale, ecografia endoscopica per il TNM, laparoscopia con o senza lavaggio prima della chirurgia, si arriva a una classificazione. Abbiamo l'early cancer confinato a mucosa e sottomucosa, l'advanced che va oltre la tonaca muscolare, l'early gastric cancer che è superficiale inferiore a 4 cm oppure superiore a 4 cm, penetrante, poi abbiamo in funzione della terapia chirurgica, un approccio endoscopico di gastroresezione endoscopico di solito nelle forme ben differenziate inferiore a 2 cm, secondo la classificazione di Lauren intestinali, senza invasione linfatica vascolare non ulcerati. Quindi tu che fai? In endoscopia con infiltrazione di adrenalina nel tumore, rimuovi con ansa diatermica e aspiri, altrimenti gastroresezione. Nell'advanced gastric cancer noi abbiamo la forma espansiva intestinale, che è molto più ben differenziata, polipoide e vegetante, poi abbiamo quella diffusa, infiltrativa, che è scarsamente differenziata, ulcerante o infiltrante. Poi abbiamo il TNM, la classificazione di Bormann sul tipo 1 polipoide, tipo 2 ulcerato, tipo 3 scavato, tipo 4 diffuso. Poi abbiamo l'approccio chirurgico, che se in forma iniziale si associa all'infadenectomia di 1 di grande e piccola curvatura, di 2 lungo le arterie dietro il coledoco, lungo la mesenterica con più di 22 linfonodi. Su un terzo superiore e un terzo medio fai gastrectomia totale con ansa alla RU di riparazione, chiaramente anastomosi esofago digiunale. Su un terzo inferiore resezione gastrica con ricostruzione Birroff 1 o Birroff 2 che è la peggiore in realtà, oppure ansa alla RU. Terapia multimodale se localmente avanzato, in questo caso oltre la parete con interessamento linfonodale, con chemioterapia per retrostadiare sia pre che postoperatoria. Poi radiochemioterapia postoperatoria, quando abbiamo un T4 localmente avanzato con massima infiltrazione di linfonodi regionali asportati 45 gray per 5 settimane con frazionamento standard. Invece, quando siamo di fronte a una forma che non è localmente avanzata ma è metastatica, quindi fegato, polmone, encefalo e ossa, si va di chemioterapia sistemica. E con questo si chiude anche questo argomento. E niente. Ci vediamo per la prossima video lezione.